Salve a tutti! Ieri vi avevo detto che era l'ultimo video per quanto riguarda la curio, ovviamente perché non riuscivo a fare la puntinatura e quella rimane, però vi voglio fare vedere un altro tipo di lavoro. In pratica vi faccio vedere a scrivere con due colori. Allora, prima di tutto ci prendiamo un disegno sempre della nostra biblioteca, in questo modo per far presto, e prendo prendiamo questi due cuori qua, ok? E ci scriviamo dentro. Prendiamo un font che ci piace, vediamo questo, mettiamo T qua, questo no, vediamo di cambiare, facciamo I e lo da quest'altra parte. Ok. Allora, facciamo che questi due li raggruppiamo. Sopra il nostro cuore e andiamo a colorare i nostri cuori, quindi andiamo in quest'icona qua. È semplicissimo perché veramente dobbiamo fare poche cose. Vedete, dobbiamo mettere livellatura. In questo caso avremo il blu e il rosso che dovremo metterci tutte e due le penne. Andiamo in rilievo e livellatura, quindi dobbiamo colorare prima il cuore, quindi seleziono e gli metto linee parallele e mettiamo un 0,1, 0,1 come al solito per riempire di colore. Ora dobbiamo riempire di questo. Mettiamo che io questo lo faccio nero e questo lo voglio fare rosso, però per adesso non importa il colore, adesso dobbiamo riempire, quindi selezioniamo la parola, io metto sempre linee parallele e mi mette sempre 0,1 perché l'avevo fatto anche prima per il cuore. Ora gli cambiamo colore e questo mi serve, adesso io lo metto rosso. Però questo mi serve per vedere nella palette i livelli. Andiamo a vedere impostazioni taglio e vedete che qui ci dà strumento 1 e strumento 2. Intanto mettiamo avanzata perché ci fa vedere i nostri due opzioni. Vedete qui abbiamo tutte e due il pallino rosso. Ma così non va bene perché altrimenti scriverebbe sopra nero e sopra nero rosso e non va bene. Quindi io voglio che il blu mi scriva nero e va bene e metterò il nero nel pallino rosso e il rosso che mi scriva rosso, però lo devo mettere nel pallino blu per avere le due penne. Ora mettiamo penna da bozzetto e mettiamo una velocità 10 e uno spessore 18. Bene, adesso non ci resta che inviare alla Curio. Ora ci spostiamo nell'altra visuale e vi faccio vedere come mettere le penne.
Eccoci qua, io al posto del tappetino per embossing gli ho messo quello da taglio e ci posiziono il mio cartoncino o il mio foglio, lo metto nella nostra guida e blocchiamo. Mi raccomando. Poi prendo le mie penne. Allora, io ho detto che nel rosso metterò la nera perché il cuore sarà tutto nero e blocco. E nel blu metterò il rosso perché la scritta dovrà essere rossa. Vi ricordate, dobbiamo portare il tappetino dentro tutto, poi spingiamo le due freccette per caricare il lavoro e do invia a silhouette. Ora vedrete che prima mi disegna il cuore, i cuoricini. E ora mi scrive con il rosso. Ed ecco qui la nostra scritta. Scarichiamo il tappeto e guardate, è venuta benissimo. Vedete? Poi togliamo dal nostro tappetino, piano piano, ed ecco qua. E con questa tecnica si può anche disegnare, si può scrivere con 3, 4, 5 colori. L'importante è mettere sempre, lavorare con la palette di livelli. Poi, se ho la possibilità col tempo, ve lo farò vedere. Vedete? Bene, io spero che anche questo vi sia stato di aiuto e ciao al prossimo video!